ragazzi, benvenuti in un nuovo capitolo della nostra avventura. Ho letto tra vari commenti, a parte sono molto felice del fatto che vi sia piaciuto l'ultimo video. Ebbene sì, sono risorto dopo 3 giorni come Gesù Cristo anche io. Molte persone mi hanno chiesto un po' di raccontare che cosa mi è successo e che cosa ho fatto i primi giorni quando sono venuto qui a Londra. Non lo potete proprio immaginare. Ma partiamo prima dal fatto, cioè come sono partito io. Chiaramente da buon napoletano quale sono, senza soldi, chiaramente, come sempre nella mia vita, in pratica sono partito con 500, con la banconota da 500 sterline, no, era euro, da 500 euro, proprio unica, quindi figlia unica di madre vedova. Parlando con mia nonna, dico: nonna, ma io non lo so come devo fare, ho paura che me lo rubi. Mia nonna dice: non ti preoccupare proprio. No, te lo do io la cosa che fa per te. E in pratica mia nonna mi ha dato una mutanda. Una mutanda con un doppio fondo che si era fatta fare dalla sua sarta apposta per nascondere i soldi. E io in pratica sono partito con la mia mutanda e sopra la mutanda avevo praticamente la mutanda di mia nonna, che mia nonna, cioè, non è proprio una bella bombolona, bella grande grande. E insomma ci ho messo quest'unica banconota così. Quando sono partito, che poi quando stavo per giunta nell'aeroporto, avevo paura che mi scoprivano, cioè facevo una figura di merda di quelle là esagerate, che poi ve la faccio vedere, sta mutanda impressionante. In pratica che cosa è successo? Sono arrivato a Londra di notte, perché chiaramente non avendo soldi mi dovevo prendere l'aereo che costava di meno, quindi sono arrivato, che qui pioveva, proprio ci stava, imperversava la bufera, era impressionante. Poi arrivo, non sapevo l'inglese per niente proprio, che cosa faccio? Sto con questo zaino, con sta guida, stavo proprio come uno zingaro sul serio e cerco di trovare questo ostello. Sti cazzi, chiaro che non l'ho trovato subito, dopo 2 ore trovo l'ostello e per risparmiare avevo preso una stanza, una camerata con 25 persone. In pratica quando riesco finalmente poi a trovare il letto, mi metto stanchissimo con le classiche molle che ti escono poi dal materasso e ti vanno proprio, si conficcano nei reni. Dato che avevo iniziato a farmi la paranoia, ho detto: questi qui sono 25 neri, l'unico bianco, cioè facevo proprio Alone in the Dark in pratica. Ho detto: questi mi picchiano, mi saccagnano i botte e si fottono la mia unica banconota e sono costretto a tornarmene in Italia. Quindi come mi ero posizionato nel letto? Una mano nella mutanda, cioè quella là di mia nonna, e poi avevo il piede che sporgeva fuori dal letto e la valigia attaccata vicino al piede. Insomma, passa la notte, passa come passa, e arrivo finalmente nella nuova casa. E lì, ragazzi, quello proprio che, cioè, tutto quello che non ci doveva stare in quella casa stava lì, stava tutto lì. Però comunque andava bene per me, anche se era una stanza piccola, tutto sommato le spese erano incluse, ma i personaggi che c'erano all'interno, quelli erano tutto un dire. Ci stava uno che si chiamava Sdeno, e io lo chiamavo Sdento perché aveva solo un dente. Questo qui era un hippie che ha vissuto 7 anni in Cecoslovacchia, Repubblica Ceca, non mi ricordo, in una foresta, e praticamente coltivava marijuana e regalava marijuana. Poi ci stava un altro che era in pratica uno che aveva un certo affare illegale nell'appartamento, e qui subentra la censura. In pratica ci stava un altro ragazzo che la sua espressione più acuta e lucida era questa, ed era italiano. E poi ci stava quello là più pericoloso, e proprio poi c'è quello che mi ha sconvolto, il suo nome era Bicton. E non vi rendete conto, questa in realtà è stata la persona più strana, più contorta, più psicolabile che abbia incontrato nella mia vita. In pratica questo qui era uno spagnolo che veniva da Madrid e viveva qui da circa 2 anni e parlava un inglese talmente fluente che era impressionante, perché in realtà lui parlava un inglese che era Spanglish a tutti gli effetti e io non riuscivo a capirlo. Quando poi sono arrivato, non parlando inglese, io credevo che sai che fosse chissà che, invece no, quello in realtà parlava spagnolo, punto e basta, parlava spagnolo in una maniera che potesse lontanamente sembrare all'inglese. Con questo tipo si spaccia per un rapper famoso, eccetera, eccetera, e qui di rapper famosi ne abbiamo conosciuti un sacco a Londra, almeno che si spacciano tali. Un giorno lui mi racconta che dice: Antonio, io ho dei poteri, dei poteri, qua giù, dei poteri. Non...
Io lo guardo, dico, vabbè, dato che stavo un po' allegretto, insomma, vabbè, lo ascolto. E mi dice, io un giorno dovevo mangiare pasta con le fave. E in pratica, dato che ero piccolo, non mi piacevano, i miei genitori per punirmi mi hanno lasciato a tavola mentre loro sono andati a vedere un film. E io in questo film lo volevo vedere proprio con tutto me stesso. E allora mi sono concentrato, così. E praticamente la mia anima è uscita fuori dal mio corpo e io sono andato a vedere con loro nel salone il film che si stavano vedendo. Io me lo ricordo perfettamente. Cioè, questo è quello che mi ha detto. La mia faccia era così. Ma questa non è l'unica cosa strana che faceva. Io da quel momento in poi ho capito che questo stava fuori con la testa. Ma, tipo, lui cucinava la pasta. E come la cucinava la pasta? Pigliava questa, chiaramente, una bella pentola, ci metteva l'acqua dentro e mica aspettava che bollisse l'acqua. No! In pratica ci metteva prima la pasta nell'acqua, che era freddissima, e la lasciava cuocere, quindi a bollire dopo 2-3 ore, con delle uova dentro. E questo qua poi dopo, tipo veramente un paio di ore, mangiava questa specie di sugo di pasta, perché in realtà non era più pasta, e diceva che così si doveva cucinare, cioè voleva insegnare a un italiano come mangiare la pasta. E dato che lui si credeva un rapper che faceva, non mi ricordo come si dice beatbox, faccio una figura di merda, questa la tagliamo. No, dato che lui si credeva un rapper di quelli lì famosi che faceva beatbox o non lo so come si dice, insomma quelli lì che fanno quelle cose tipo... e si registrava, e un giorno mi chiese di fare un video, cioè di aiutarla a fare un video. E ragazzi, era il mese tipo di, credo, a aprile. Sì, comunque faceva un freddo cane, pioveva di rotto, tirava un vento assurdo. E lui in pratica voleva fare questo video sotto la pioggia per fare il figo, no? E dato che voleva apparire più bagnato, cioè che cosa fa? Dice, vabbè Antonio, tu inizi ad avviarti fuori, io arrivo subito. Vedo questo qua che in pratica corre come un pazzo con tutti i vestiti sotto la doccia, si fa la doccia con i vestiti, esce tutto inzuppato e dice andiamo. E io dico, ma che cazzo stai facendo? E dice, no, perché voglio sembrare più bagnato. Chiaramente ha pigliato la broncocoglionite subito dopo, il giorno successivo. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere da questo video, per favore, quando venite qua a Londra non mi scandalizzate, perché questa è la doppia faccia di questa città. Incontrerete delle persone stranissime con le quali dovrete condividere, ma l'altra parte, che è la parte buona, sta proprio nel fatto che vi rapporterete, vi confronterete con realtà totalmente diverse, con dei background totalmente diversi. Basta, è finita. Ciao!